è meglio che cominciamo, se no diventa troppo tardi. Intanto benvenuti, grazie della vostra presenza. Dopo domani celebriamo la festa della donna e credo che non ci sia cosa migliore di introdurci in questo tema, che è una lezione che ascoltiamo volentieri questa sera sul tema della donna nel Corano. Ce ne parla la professoressa Ida Giglio Grandi della Università Ca' Foscari di Venezia. Insegna lingua e letteratura araba all'università, è autrice innanzitutto della traduzione del Corano per la Mondadori del 2010, giusto? 2010, una traduzione che è fatta insieme anche ad alcuni musulmani, quindi che ha un po' un'autorevolezza in più rispetto ad altre traduzioni del Corano. Avere tramato a trovare sul mercato. Autrice poi di un altro libro, sempre nel 2010, per la Einaudi sul male nel Corano. E la sua attenzione, la sua riflessione è rivolta soprattutto a uno studio approfondito del Corano, una esegesi in un certo senso, un'attenzione alla teologia del Corano. Teologia classica però, non certo a tutte le diverse teorie che possiamo sentire ora qua o là di un autore o dell'altro. Ecco, la sua presenza in mezzo a noi è una presenza mediata dal professor Alessandro Ferrari, che già conosciamo, lei in questi giorni già in università ha fatto delle lezioni e questa sera e qui con noi per darci un po' una testimonianza, ecco, della sua esperienza, delle sue conoscenze. Siamo ben grati a lei per la sua presenza e ancora ringrazio voi, buona serata. Alessandro, se mi faccio l'accenno, se non si sente, perché forse è capitolare per me. Si sente adesso? Si sente bene? Casomai mi fa un cenno? Un po' di più ancora. Aumenta. E se lo fischio? Ecco, appunto, grazie ancora anche della presentazione. Sì, io vi parlerò appunto della figura femminile, specialmente a partire dalla creazione della donna, cioè parto veramente da Adamo ed Eva, come si suol dire, ma letteralmente lo farò. E adesso è troppo alto, secondo me. No, no, ecco, quindi dicevo, partirò proprio dall'origine per parlare di questa figura e volevo premettere soltanto un paio di cose. Una è che spero di non tediarvi troppo, ma farò qualche ricorso a qualche termine arabo, perché se no, cioè, non per fare la maestria di arabo, ma perché ci serve per mettere un po' più a fuoco la questione, però poca roba, insomma, tollerabile. E poi volevo sempre anticipare la questione, che forse è già nota a questo uditorio, però magari vale la pena di ricordarlo, cioè che tutta la questione del velo, di cui io veramente non parlerò, anche se so che quando si parla della donna nel Corano, nella tradizione islamica, è immediato parlare del velo, però lo faccio a ragion veduta, e perché la questione del velo non è catalogabile a islamica o tantomeno coranica, non perché non ci sia la questione del velo in questa cultura, ma perché non è indiscutibilmente appartenente a questa cultura. E quindi dicevo, è possibile che voi conosciate già ciò che dice San Paolo, magari ne avete già parlato, però basta. A proposito del velo, come sapete nella prima lettera dei Corinzi, ai Corinti, San Paolo si esprime in questi termini. Ad esempio, vi ricordo quando disse l'uomo non deriva dalla donna, ma la donna dall'uomo, né l'uomo fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo, per questo la donna deve portare sul capo il segno della sua dipendenza. Poi, con una omissione,
commissione, giudicate voi stessi, è conveniente che una donna faccia preghiera a Dio col capo scoperto? Non è forse la natura stessa a insegnarci che è indecoroso per l'uomo lasciarsi crescere i capelli e così via? Non lo sto dicendo evidentemente nel termine di San Paolo, ma per dire, soltanto per mettere a fuoco il fatto che è una caratteristica dei popoli semitici di un certo periodo. Quindi, ecco, vorrei, per quello non, preferisco non parlarne, perché non mi pare che sia catalogabile, ripeto, a coranico e islamico, tutto ciò che è stato. Invece mi sembra interessante parlarvi appunto della creazione, di come il Corano lavora e propone e come insegna la Genesi, quindi la creazione delle creature umane, e in particolare vorrei ricordarvi subito che il Corano, tutti sapete che il Corano si considera parola letterale di Dio, quindi è Dio che ha parlato così, usando quel lessico e quella sintassi, quindi è parola di Dio, un valore altissimo, e quindi noi parleremo molto, dicevo, del Corano. Citeremo anche quella che ormai si conosce anche in Italia un po' ovunque, la sunna del profeta, cioè la tradizione con la T maiuscola, dunque i detti e i fatti che la tradizione con la T minuscola attribuisce al profeta Muhammad. Quindi toccheremo questi due testi, che sono i testi canonici, possiamo dire, costituiscono un canone, con un'enorme differenza però tra l'uno e l'altro. Ripeto, il Corano è parola di Dio, mentre la Sunna, quindi la tradizione, tutte le sono narrazioni sulla vita del profeta, ciò che Muhammad disse o fece, ben inteso, sono redatti da uomini e trasmessi da uomini, quindi hanno tutt'altro peso. Il Corano è evidentemente molto più grave, ha un valore infinitamente più importante. In ogni caso, dicevo, il Corano tocca la questione della costola, quindi non parla della prima donna plasmata con una costola tolta dall'uomo, come sapete meglio di me che insegna la tradizione cosiddetta yavista del Pentateuco, quindi Genesi 2:22-23, e invece si trova piuttosto in linea con quella che è detta la tradizione sacerdotale, quindi che si rifà a Genesi 1:27, e dunque che riguarda l'origine comune dei generi maschili e femminili. C'è una sura, il Corano si divide in 114 capitoli, detti sura ciascuno, sura è ormai un termine entrato anche in italiano, la quarta sura, quindi il quarto capitolo, si intitola Sura delle donne, ed è buona parte dedicata alle donne e anche rivolta alle donne. Ecco, quindi la consideriamo immediatamente. In questa sura, dedicata alle donne credenti, ben inteso, e al loro statuto giuridico, questa sura si apre con un passo molto molto noto tra i musulmani che recita così, ovviamente in traduzione, ve lo riferisco: nel nome di Dio, clemente e misericordioso, uomini, proprio gente, quindi non ha valore, non può essere considerato maschile, gente, tenete di Dio, il quale vi creò da un'anima sola, ne creò la compagna e suscitò da quei due esseri uomini molti e donne. Tenete dunque il Dio nel cui nome vi chiedete favori l'un l'altro e rispettate le viscere che vi hanno portato, perché Dio è sopra di voi che vi osserva. Ecco, questo è un passo piuttosto tardo. Vi ricordo che il Corano venne rivelato nell'arco di circa 20 anni, poco più di 20 anni, perché si tratta di una predicazione che inizia grosso modo intorno al 610 d.C. e termina con la morte del profeta nel 632. In questo ventennio continuarono a aggiungere al profeta queste rivelazioni. Quindi il Corano ha una sua cronologia interna, è suddiviso normalmente in periodo meccano e periodo medinese. Noi, citando la sura delle donne, facciamo riferimento a un passo medinese, quindi piuttosto tardo. Ecco, in questo passo, dicevo, medinese, quindi piuttosto tardo, quando si dice, quando è detto vi creò da un'anima unica, si usa un'espressione araba che, vedo forse c'è qualche arabofono in sala, che è nafs, che significa anima, wahida, vi creò da un'anima sola, da un
latina, nas, wahida. Il punto è che l'arabo funziona come l'italiano, cioè i termini che finiscono per a sono femminili. Quindi wahida vuol dire una sola, una. Nafs, cioè anima, è un termine cosiddetto di genere comune in arabo. Significa che può essere accordato sia al maschile sia al femminile. Un dato è che il Corano lo accorda sempre al femminile, come in questo caso. Quindi il dato che il Corano riferisce è, come ripeto, nel nome di Dio clemente e misericordioso, gente, temente Dio, che vi creò da un'anima sola. Avrebbe potuto dire, usare anima e concordarla al maschile, da un essere solo. Invece no, concorda, come vi sottolineo, al femminile. E questo però è un fatto che non vi propongo perché secondo me è accordato al femminile, poteva fare diversamente, ma è un appunto che ci è fornito dall'esegesi coranica. Il pensiero islamico è, in toto direi, una riflessione sul Corano stesso, quindi è un continuo lavoro di interpretazione, non è una novità, non sarà una novità per voi, insomma anche la parte islamica funziona così. Quindi per capire cosa il Corano dice è molto utile, adesso che ho detto nei confronti di questa cultura, interrogare ciò che gli interpreti, dunque i musulmani stessi, hanno compreso del loro libro. E come vi dicevo, sono gli stessi autori musulmani, gli stessi commentatori coranici che notano questa peculiarità, cioè osservano che questo primo essere, quindi questa anima unica, anima sola, che dall'inizio ha creato, con cui Dio inizia l'umanità, ecco, ha un senso femminile. Ad esempio, vi cito un autore molto noto, Tabari, è un autore che muore all'inizio del X secolo, che è importantissimo quando si tratta di capire il pensiero coranico e, come dicevo, capire come il pensiero coranico ha sviluppato in qualche modo i contenuti del Corano, perché questo Tabari, che appunto muore nel 923, nella sua grande opera di commento raccoglie tutte le interpretazioni degli autori prima di lui, quindi ci testimonia in qualche modo l'esordio dell'esegesi coranica. Ecco, questo Tabari osserva, scrive, vi cito, secondo la gran parte dei dotti, dunque degli esegeti, qui un'anima sola significa Adamo. Non è detto al maschile, osserva, perché anima è considerato femminile, ma certamente anche concordare nafs al maschile è possibile. Quindi sono gli stessi autori che si accorgono che Dio, dal loro punto di vista, ha usato per esprimere la creazione del primo uomo, perché chiaramente Adamo ha questa abita, un termine accordato al femminile. Un altro autore, per confermarci questa ipotesi, qui si tratta di un grandissimo teologo, probabilmente uno dei massimi teologi dell'Islam classico, ma insomma, quando parliamo di classicità, parliamo effettivamente di un periodo fondativo del pensiero islamico, non è mai dimenticato neanche oggi. Questo si chiama Fakhr al-Din al-Razi, muore nel 1209, anche lui scrive una nuova opera e anche lui osserva, cioè rileva, sottolinea questa peculiarità, cioè che abbiamo una locuzione femminile, quindi nafs, ripeto, nome di genere variabile, però con dato femminile per dire il primo uomo. Fakhr al-Din al-Razi scrive: tutti i musulmani ritengono che qui anima sola significhi Adamo, sebbene anima ricorra al femminile come altrove nel Corano. Quindi sono gli stessi autori che sottolineano questo aspetto. Tra l'altro, l'autore che vi ho appena citato, Fakhr al-Din al-Razi, che vi ripeto è un grandissimo teologo, si accorge e mette in luce che c'è un altro termine che il Corano impiega per descrivere Adamo, e cioè Khalifa, che significa califfo e che però ha terminazione femminile, pur essendo maschile di contenuto, di senso, è califfo, però è califa in arabo, quindi ha terminazione femminile. E lo stesso Fakhr al-Din al-Razi, questo teologo di cui stiamo parlando, il quale sottolinea, come dicevo, questo fatto, cioè califfo significa luogotenente, vicario, e l'idea di Adamo come califfo compare quando è Dio stesso che annuncia agli angeli nella preeternità di avere l'interno.
intenzione di creare un califa, quindi un suo vicario, qualcuno che tenga le sue leggi sulla terra e poi susciterà in qualche modo anche la qualche piccola rimostranza da parte degli angeli che gli daranno ragione di questa sua intenzione. Comunque ancora una volta dicevo, come ci sottolinea questo autore, abbiamo un riferimento al femminile per il primo essere. Noi diciamo Adamo, ma dobbiamo pensarlo come prima creatura. Il punto è come questo autore, ma anche altri, ci spiegano che l'idea che il Corano veicola in qualche modo attraverso la terminazione femminile di Khalifa e anche questa idea di anima unica accordato, inteso come espressione femminile, che è femminile la nozione di inizio, perché è evidente che così gli autori non sono espliciti non come me, ma insomma ci fanno capire che è questo il punto, cioè nel libro santo, dal punto di vista dell'Islam, quindi nel libro del Corano, si cela l'idea di un principio femminile, quindi non di un primo uomo femminile o di una prima donna evidentemente, però è femminile la nozione di inizio, come dicevo, e quindi anche di successione e anche di posterità. Perché lo dico? Perché c'è un'altra espressione importantissima del Corano stesso, e cioè quella con cui ciascuna sura coranica, ciascun capitolo che compone questo libro si apre, è un'espressione detta basmala, significa è il modo per dire quella frase che vi ho già letto anche all'inizio del versetto che stiamo considerando, cioè nel nome di Dio il clemente, il misericordioso oppure il compassionevole. Questa espressione apre tutte le sure coraniche, che si chiama appunto basmala perché ricorda l'espressione araba, appunto la traduzione araba di quello che abbiamo detto, e appunto, ripeto, è nel nome di Dio il clemente, il compassionevole, oppure il misericordioso, il compassionevole. Sono varie le traduzioni, ma tutte sono corrette perché tengono conto del fatto che i due nomi divini qui citati, noi abbiamo Allah, nel nome di Dio, Allah è divino, il clemente, il misericordioso, in arabo sono Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahman e Rahim sono due nomi divini che condividono la stessa etimologia, che è poi quella di Rahma, che significa misericordia, clemenza, compassione e così via. Il dato che volevo appunto proporvi è che questa radice che origina i due nomi divini, ripeto, clemente, compassionevole, misericordioso, misericordia, quello che volete, e che appunto presuppone anche Rahma, cioè misericordia, clemenza e così via, presuppone anche un altro termine derivato dalla stessa radice, che è Rahim, che significa in anatomia utero, e che è le viscere materne, rende l'idea di viscere materne. Quindi è un dato di fatto, anche qui non me lo sto inventando in questo momento, ma è sottolineato dagli stessi leggenti musulmani, cioè questi due nomi fondamentali, fondamentali nomi divini, che dicono come Dio è nei confronti delle sue creature, quindi appunto misericordia e compassionevole e così via, condividono anche, rimandano a loro volta un'idea materna. È indiscutibile questo. Pensate che l'autore di cui vi stavo citando prima alcuni passi, cioè Fakhr di Ghazzi, questo che muore nel 1209, riporta nel suo commento alla prima occorrenza della basmala, cioè di questa appunto, formula, ricorda un detto del profeta, cosa vuol dire che fa ricorso alla sunna, lunga la tradizione del profeta. Il profeta avrebbe detto: Dio è Al-Rahman, che è uno dei due nomi, e la madre è Ar-Rahim, e il nome di lei deriva dal suo. Quindi questa parentela tra una caratteristica fondamentale di Dio e la maternità è rilevata dagli stessi autori. È impressionante da pensare, però voglio dire, sono gli stessi autori musulmani che sollevano la questione. In ogni caso, torniamo a questa figura di anima primordiale, alla sua generale traduzione in Adamo, perché anche il pensiero islamico che riprende le parole che Dio aveva già detto prima, quindi di Torah, insomma,
scrittura ebraica e scritture cristiane, ecco, quindi è Adamo, evidentemente, questa anima primordiale, però cerchiamo di analizzare meglio i suoi contenuti ascoltando ancora l'autore per comodità, non ne citerò molti, ma in questo modo si riprendono tra loro. Allora, citiamo ancora Fakhr di Narrasi, il quale salta tutta la questione del genere, cioè non vuole insistere sul fatto che questa anima unica era un uomo oppure no, era Adamo oppure no, e semplicemente la descrive come l'essere umano unico. Dice l'essere umano unico, quindi proprio l'anima unica, l'anima sola, che da inizio della creazione è, secondo questo autore ed altri come lui, l'essere umano unico. E gli serve insistere sull'unicità di questo essere umano primordiale perché gli serve, dicevo, per sottolineare il primo dei precetti etici, e cioè quello della simpatia in senso etimologico universale. E non gli interessa che questo uomo fosse, che questo essere fosse uomo o donna. Vi ricordo il versetto: nel nome di Dio clemente e misericordioso, gente, temete il Dio, temete il Dio, il quale vi creò da un'anima sola, ne creò la compagna, qui dovremmo insistere ancora, e suscitò da quei due esseri uomini molti e donne. Temete dunque il Dio, nel cui nome vi chiedete favori l'un l'altro, e rispettate le viscere che vi hanno portato, perché Dio è sopra di voi che vi osserva. Ecco, l'autore che dicevo ci spiega che Dio ordina il timore di lui, ricordiamo uomini, cioè gente, temete Dio, e subito dopo, osserva Rasi, afferma di averci creati tutti da una sola anima, e con ciò ha voluto, spiega, indubitabilmente collegare l'una e l'altra cosa, cioè il timore di Dio e appunto il succedersi delle creature umane. Scrive, vale a dire che, sto citando, temere Dio, cioè ubbidirgli e premunirsi contro la disubbidienza, vuol dire meditare sull'origine comune di tutti noi dall'essere umano unico e di conseguenza moltiplicare l'affetto per coloro che ci sono vicini. Di più, scrive ancora, vuol dire moltiplicare la compassione per tutte le creature, un dovere questo che incombe su ognuno di noi. Del resto, continua la citazione, quando la gente apprende una comunanza di stirpe, abbandona ogni alterigia e mostra all'altro umiltà e bontà dell'indole. E poi aggiunge, l'idea della conoscenza nel pensiero islamico tradizionale è evidentemente per via di liberazione, l'uomo conosce perché gli ha insegnato, e quindi scrive, la derivazione dell'intera umanità dall'essere umano unico è cosa che si conosce per via di rivelazione e non per via di ragione. Infatti, come potremmo dedurla dalla varietà degli individui umani, dalla loro diversità nel colorito della carnagione, nella bellezza, nella bruttezza e nella statura? Passo ad un altro punto che riguarda la reciprocità e la complementarietà delle due prime creature umane, dunque dei nostri progenitori. Come dicevo, il Corano insegna che l'essere primordiale è l'anima sola, di cui abbiamo parlato, questo progenitore unico comune a tutti, però il pensiero islamico intende evidentemente questo progenitore come Adamo. Ma una volta risolta la questione di Adamo, primo essere, sebbene unico, è unico ma è comunque Adamo, si presenta al commentatore un'altra questione vicente. Vi creò da un'anima sola e poi ne creò la compagna. Qui c'è un grosso intoppo che risente anche della traduzione, perché noi siamo obbligati a tradurre la compagna, perché pensiamo a Eva. Una volta che siamo convinti che questo anima unica è Adamo, la compagna, anche seguendo la traduzione scritturale precedente, è chiaro che è Eva. Se non che l'arabo, ancora una volta, l'arabo del Corano, vi ricordo che è parola letterale di Dio ed è parola in arabo, l'arabo del Corano non dice per intendere compagna, non usa un termine femminile,
Madge, che non ha terminazione femminile, che quindi è un nome maschile, morfologicamente maschile, Zauge, non è Zaugia, voce peraltro attestata nel periodo del Corano, dice Zauge, che significa semplicemente l'altro dei due. È un termine che serve a dire, pensando a una coppia, per esempio alla conchiglia bivalve, è l'altra, l'altro dei due, è l'altro in una coppia. Quindi in realtà non dice creò la compagna, dice creò l'altro dei due. Quindi un termine maschile sotto l'aspetto morfologico che, come ripeto, vale per individuo che possiede un compagno, l'altro elemento di un padre o di una coppia, senza determinazione del genere di senso. Quanto alla morfologia è maschile, anche qui chiaramente gli esegeti cercano di risolvere la questione, perché la questione linguistica è sempre fondamentale, perché non è stato di ricordare che il Corano in arabo significa che Dio ha parlato non solo in arabo, ma con quell'arabo, usando quei termini. E quindi gli esegeti appunto si interrogano anche sulla questione, però concludono indubitabilmente che l'altro dei due, sebbene maschile in qualche modo, è comunque Eva, dicono tutti, è Hawa, quindi questo è il nome arabo di Eva, anche in arabo rimanda a vita, quindi tutti spiegano, si chiama, l'altro dei due era comunque Hawa, il cui nome deriva da Hayat, che significa vita, e quindi in questo modo annullano, come abbiamo sentito, sia l'ambiguità di anima, quindi di nafs, dimenticano la reciprocità di Zauge, cioè l'altro dei due comunque senza determinazione di genere, e insistono, quello che fanno, insistono su Eva come parte oppure porzione del primo uomo. E quindi cosa fanno? Reintegrano, quella integrano in qualche modo, perché reintegrano, il tema della costola che il Corano tace, o comunque non dice mai esplicitamente, la costola non è mai nominata, quindi la derivazione della donna da una costola, una parte dell'uomo, non è mai citata. Però è cosa che invece farà l'esegesi. Poi insisterò su questo, perché il dato coranico è fondativo, però a forza di interpretazioni il pensiero islamico fa dire al Corano quello che lo dice. Quindi accade, per esempio, che nella fattispecie della costola tutto il pensiero procede sull'idea di Eva creata da una costola, pur dato il fatto che il Corano non cita la costola. In ogni caso, ecco, tutta l'esegesi lavora su Eva come parte o porzione, come ripeto, del primo uomo. Ricordiamo ancora all'autore che ho citato per primo, il più antico, questo At-Tabari, il quale nella sua opera spiega appunto che l'anima unica, sebbene femminile, lo dice proprio chiaramente, l'anima unica, sebbene femminile, è Adamo, dunque un uomo, e l'altro dei due, l'essere successivamente creato, è, dice così, la donna di costei, perché l'anima unica è femminile, qui ci sono anche paradossali diciamo, linguistici, e comunque, continua il nostro autore a Tabari, ancora cito, insegna che Dio gettò Adamo nel sonno, quindi gli prese una costola dal lato sinistro, e in seguito, mentre Adamo dormiva e non sentiva nulla a causa del sonno, gli riaggiustò quella parte. Dalla sua costola, Dio, benedetto del Celso, gli creò la compagna, e qui usa Zauja, quindi ha reso femminile il termine che ancora non usava maschile, la compagna Eva, cui diede forma di donna affinché egli riposasse, qui usa un verbo bellissimo, in arabo è yaskunu, che significa acquietarsi, trovare dimora, ma insomma traduciamo riposasse da come vita, ma vuol dire proprio richiama l'idea del nomade che si ferma, quindi che ha un momento di riposo. È un bellissimo verbo, sta pieno di presupposti. Ecco, quindi qui diede forma di donna affinché egli riposasse con lei. E quando Adamo si svegliò, quando il sonno si dissipò, la vide al suo fianco e si ritiene, ma Dio è il più sapiente, che abbia esclamato: carne mia, sangue mio, compagna o compagno, perché qui usa invece sandwich, mia. E quindi riposò con lei. C'è un altro racconto
simile come contenuti, che invece contiene un dialogo tra Adamo ed Eva. Cito: Adamo stava camminando nel giardino, era triste e solitario e non aveva un altro, Zauj, con cui riposare. Si assopì ed ecco, quando si svegliò, vide ferma accanto alla sua testa una donna che Dio gli aveva creato dalla costola. Chi sei? Le chiese. Una donna, rispose lei. E perché sei stata creata? E lei risponde: perché tu riposassi con me. Vorrei insistere su questa immagine che è bellissima a mio avviso, cioè di questi due primi esseri, quindi l'uomo e la donna nel giardino, cioè nel paradiso, e su questa convivenza veramente fiduciosa che li caratterizza. E quindi questa idea appunto di acquietarsi vicendevolmente e della donna che aiuta, che in qualche modo produce la quiete dell'uomo, produce il riposo dell'uomo, e i due che si acquietano insieme. E è un elemento continuamente sottolineato dalla tradizione esegetica, sottolineato non a caso, perché il Corano stesso contiene un versetto, qui siamo non più nella sura delle donne, ma nella sura detta dei Romani, che è la 30, dove è detto: Dio vi ha creati da voi stessi delle compagne, oppure dei compagni, perché questo è un plurale che non ha determinazione di genere, perché riposiate con loro. Quindi l'idea dell'uomo per la donna, della donna per l'uomo, è appunto dell'essere che produce quiete. Ed è un'idea, come vi sottolineo, coranica prima che appartenere all'esegesi. Quindi sia il Corano sia questa prima esegesi che abbiamo interrogato non fanno che dire che questo progenitore solitario, unico, si acquieta, trova dimora, vi ricordo questo verbo significa anche appunto all'idea della sedentarietà, quindi trovare casa, trova dimora, trova sostegno, trova riparo in questo secondo essere, nuovo essere, che è in qualche modo il suo reciproco, perché è l'altro dei due effettivamente. E in questo modo il primo essere risana, guarisce una certa incompiutezza che era sopravvenuta in lui. È indiscutibile, anche e soprattutto osservando la lingua, il lessico che il Corano impiega, è indiscutibile che l'idea del Corano sia proprio quella di due esseri reciproci e complementari quando si tratta delle due creature. C'è un'altra sura, quella che è detta dei venti che corrono, la 51, dove, dal punto di vista esatto, è Dio che parla, quindi dove Dio ha detto: di tutte le cose creammo una coppia perché voi rifletteste. Fuggite dunque presso Dio e non ponete insieme a Dio un altro Dio. Anche questo è un passo notevolissimo, perché si fa riferimento alla coppia, cioè l'intero mondo creato che è a coppie. Quindi cosa vuol dire a coppie? Pensando all'altro di due, a quello che abbiamo detto fin qui, che ecco, si tratta di completezza nella duplicità, questa è l'idea. Quindi tutto è completo nella duplicità fuorché Dio. Avete sentito, di tutte le cose creano una coppia perché voi rifletteste, non ponete insieme a Dio un altro Dio. Cioè tutto è a coppia perché Dio, che è notoriamente, secondo il pensiero islamico, uno e anche unico. Quindi completezza nella duplicità, come ripeto, perfezione data dalla somma di due reciproci, e questo serve a meditare sull'unicità e unità singolarissima di Dio. Ancora il Corano illumina questa reciprocità dell'uomo e della donna in un versetto della seconda sura, la sura della Barca, ed è tra le ultime rivelate, quindi a partire dalla fine della predicazione. Il versetto recita: esse, le donne, sono una veste per voi e voi una veste per loro. Ci possiamo chiedere cosa significhi questo riferimento agli abiti, no? Le donne sono un abito per voi e voi un abito per loro. Allora, per capire, interroghiamo nuovamente gli esegeti musulmani e nella fattispecie sentiamo cosa insegna Al-Razi, secondo il libro che avevamo citato prima, però leggermente più tardo, ma grandissimo teologo, come vi dicevo. Sentite cosa scrive, cito: per molti aspetti i due sposi sono come abiti l'uno per l'altro.
Perché, prima di tutto, perché quando si abbracciano, il corpo dell'uno si stringe e si lega tanto a quello dell'altro che ciascuno dei due diviene per l'altro come l'abito che indossa. E anche perché ciascuno dei due protegge l'altro dagli occhi della gente. In secondo luogo, perché essi si proteggono a vicenda da ciò che è illecito. E qui è riferito, chiarissimo, alla sfera sessuale. E quindi l'idea che il matrimonio, quindi la presenza del coniuge, tenga riguardo a grande peccato, uno dei massimi peccati, che è proprio quello di atto sessuale illecito, no? Ogni atto sessuale al di fuori di un matrimonio. Se interroghiamo anche l'autore più antico, cioè la Tavari, vediamo che sostanzialmente insegna le stesse cose quando commenta il versetto sulle vesti reciproche. Però Tavari è più antico e insiste maggiormente su quel dono di quiete, quel dono di tranquillità, di riparo che abbiamo già visto prima, quindi sul mutuo discendevole dono di quiete. E quindi richiama il suo lettore a un'altra veste che Dio ha benevolmente disteso sull'uomo, e cioè la notte, la cui oscurità favorisce il sonno. Il Corano stesso recita nella sura 25, è lui, è Dio, che ha fatto della notte una veste per voi e del sonno un riposo. E continuamente ricorre l'idea della veste collegata al riposo, collegata alle creature umane. Gli esegeti musulmani sono dei maestri nell'indagine intrascritturale, amano interpretare il Corano, come dicono loro, attraverso il Corano, cioè l'interpretazione del Corano attraverso il Corano, quindi ricostruendo le maglie dei rimandi interni. Passiamo ora alla costola, e in particolare cioè, torniamo alla costola e pensiamo alla costola come stortura. Questa è una stranezza, ma insomma vale la pena di citare. Si tratta di racconti del tutto diversi rispetto a quelli che abbiamo già visto, che dimenticano completamente la reciprocità, il dono di quiete. Sono anche racconti, come dicevo, che si basano tutti su un altro versetto, quindi sono esegesi di un altro versetto, ancora nella sura 30, dove il Corano afferma che tutte le donne sono create a partire dagli uomini. Quindi qui c'è un certo qual settore dell'apostola, però come vedete la costola non è nominata, si dice semplicemente che le donne sono create a partire dagli uomini. Ecco, in ogni caso, dicevo, a partire da questo passo i nostri autori ci riportano dei racconti che insistono sulla subordinazione della donna all'uomo, ma non solo sulla subordinazione, ma anche su una certa pochezza d'animo, bassezza d'animo della donna stessa. E quindi attestano quella misoginia che siamo abituati a richiamare quando pensiamo a curare all'esame, che però vorrei ricordare che non appartiene solo ad un ambiente islamico, ma in qualche modo è spartita dal passato semitico interamente inteso. Ci tengo a sottolineare che questi racconti che ora vi citerò appartengono però a opere più tarde, sono più tardive rispetto a quelle che abbiamo citato prima. Prima gli autori Attari e Arrasi sono più antichi di quelle che citiamo ora. Facciamo un esempio, non a caso vi richiamo questo esempio, un autore che vive in Andalusia, si chiama appunto il Cordovano al-Qurtubi. Questo vive alla fine del XIII secolo, cioè scrive alla fine del XIII secolo, e quindi, capite, vivendo in Andalusia e a Cordova, era vicino anche ad altre culture, e poi magari torno su questo punto. E comunque, al Qurtubi, anche lui scrive una grande opera di commento al Corano, non cita fonti antiche, semplicemente insegna quello che segue. Dice: Eva venne creata da una costola di Adamo senza che egli ne patisse, perché se avesse sentito dolore nessun uomo proverebbe affetto per la sua donna. Quando si svegliò, gli angeli gli domandarono: chi è? Una donna, rispose Adamo. Come si chiama?
si chiama Eva rispose, e perché è stata chiamata Eva, è stata chiamata donna, Mara, di Nabo, perché è stata tolta dall'uomo, Marta risponde Adamo, e perché è stata chiamata Eva, cioè Hawa, perché è stata creata da ciò che è vivo, Hai, rispose infine Adamo. Si narra che gli angeli gli domandarono tutto ciò per assaggiarne la sapienza. Quindi gli chiesero ancora, Adamo, tu la ami? Sì, disse. Poi chiesero a Eva, Eva, e tu lo ami? No, disse. Infatti, nel cuore di lei l'amore era più debole che nel cuore di lui. E qualcuno ha affermato, così conclude il nostro autore, che se mai una donna ha parlato con sincerità del suo amore per il marito, quella donna è Eva. Questo è che siamo veramente in tutt'altro panorama. Ma questo che non è contento e continua e dice, i dotti hanno affermato che appunto per questo la donna è storta, perché è stata creata da una cosa storta, cioè la costola. Cioè, siamo andati completamente fuori dal seminato rispetto a quello che è stato curato. Ecco, lo stesso Alcuni cita un detto del profeta, quindi richiama la tradizione, un detto del profeta che peraltro è considerato canonico, a dire la verità, e che però un detto del profeta, che ora vi leggerò, e che dobbiamo notare, è completamente ignorato dagli autori più antichi. Quindi è come se quello che accade, è come se in epoca post-coranica, più andiamo avanti col tempo, più l'Islam si espande, più viene a contatto con altre culture, o più recupera il passato pre-islamico, prima del Corano, più affiorano dati negativi nei confronti della figura femminile. Questo è un dato, cioè mi permettono come vero. Ecco. Comunque, come dicevo, questo autore più ritardivo cita un detto ignorato da Tabari, secondo il quale la donna, cito, è stata creata da una costola, così avrebbe detto il profeta, e non la puoi raddrizzare. Se ti soddisfa, ti soddisfa anche se è storta, e se la vuoi raddrizzare la romperai, e romperla vuol dire ripudio. Un altro esempio, qui andiamo ancora più avanti con la storia, ci diamo un autore che muore nel 1505, molto noto, si chiama Assuyuti, scrive nell'area orientale dell'impero, il quale Assuyuti insegna al suo lettore che l'uomo venne creato dalla terra, e in questo modo venne decretata la sua bramosia per la terra, quindi la voglia di conquistare territori nuovi, mentre la donna venne creata dall'uomo, così decretando la sua bramosia per gli uomini, e quindi insegna rinchiudete le nostre donne. Qui siamo nel XV secolo, all'inizio del XVI. La stessa idea, rinchiudete le nostre donne, la troviamo in un altro autore, grosso modo leggermente più giovane, tale Ibn Kathir, un Hanbalita, forse sapete la scuola Hanbalita è quella più tradizionalista, tra le scuole teologiche e giuridiche. Ecco, questo Ibn Kathir insegna a sua volta che la donna è ingorda e vorace di uomini, è insaziabile, quindi va trattenuta, custodita, isolata e perfino imprigionata. Però è vero che se noi torniamo al Corano, il Corano non associa mai direttamente, né direttamente né indirettamente la donna all'assenza di vita sociale, mai la associa alla reclusione, cosa che invece troviamo nel lavoro esegetico successivo. Quello che il Corano fa, che vale la pena di sottolineare, è che associa la donna alla custodia. Ma, come vedremo, la donna non è oggetto di custodia, secondo me, è soggetto, cioè è la donna che custodisce. C'è un versetto che appunto tratta della custodia della donna, ma da parte della donna, ecco, che è contenuto nuovamente nella Sura delle Donne, quindi la quarta. Qui il Corano recita, le donne buone sono devote a Dio e custodiscono ciò che è nascosto come Dio, soggetto, custodisce. È un versetto notevolissimo, cioè le donne custodiscono allo stesso modo in cui Dio custodisce. Cosa custodiscono le donne? Ciò che è nascosto come Dio. E anche qui
scusate se faccio ricorso ancora al termine arabo, ma ciò che è nascosto è in arabo ghaib, che è un termine carico di senso, perché normalmente nel Corano dice il mistero, o l'arcano, è tradotto variamente in italiano, e è ciò che sfugge ai sensi, ma serve specialmente questo termine ghaib nel Corano stesso per dire il mistero di Dio, cioè per rendere l'inaccessibilità divina. Vi faccio un esempio, una sura, la sesta, quella degli egregi, recita: presso di lui, come presso Dio, sono le chiavi dell'arcano, cioè la ghaib, che nessuno conosce tranne lui. È importante questo, cioè le donne custodiscono, potremmo dire, l'arcano, però insomma, sapendo quello che stiamo dicendo, custodiscono qualche cosa di misterioso, comunque di che sfugge alla percezione dei sensi, se volete, quindi ciò che è nascosto, però che è la stessa cosa che Dio custodisce, no? Che appartiene a Dio. Quindi ci interessa sapere come rendono gli esegeti questo passo, perché è un passo difficile per un'esegesi misogina, no? Specialmente. Ecco, allora torniamo indietro, vediamo il nostro autore filosofico, At-Tabari, il quale spiega che le donne pie custodiscono ciò che è nascosto, pensato un po', nel senso che hanno cura dei loro mariti quando sono lontani da casa. Quindi questo mistero, questo invisibile, questo ciò che è nascosto, che quando si tratta di Dio rende appunto la sua inaccessibilità, il mistero di Dio, in questo caso viene a significare l'assenza del marito. Cioè chi è nascosto è il marito che non c'è, no? Che sfugge ai sensi perché non c'è. E così questo Tabari, che è già questo autore antico, si fa portavoce di un vero e proprio luogo comune, e cioè che quindi snatura in qualche modo il versetto, comunque insomma che prende una direzione nella interpretazione, e come dicevo fonda un luogo comune che troveremo un po' ovunque in epoca successiva, e cioè l'idea che appunto le donne custodiscano l'assenza del marito. Un esempio, interroghiamo Al-Razi, il quale spiega: devote, a commento di questo versetto, devote sono le donne che ottemperano ai diritti dello sposo, cioè ai diritti di Dio e di conseguenza ai diritti dello sposo. Questo versetto si riferisce alla condizione della donna in presenza oppure in assenza del marito. Quanto alla presenza del marito, significa che una donna per essere buona deve necessariamente essere devota e obbediente. Quanto all'assenza del marito, che è la fattispecie, la donna si preserverà dall'adulterio affinché egli non abbia a patire disonore per causa di tale adulterio, e proteggerà il denaro del marito dalle perdite e gli guarderà la dimora contro ogni cosa disdicevole. Un altro autore, Ibn Arabi, leggermente nel contemporaneo, muore nel 1148, Bagdadino, nel suo commento spiega che il versetto significa che la donna in assenza del marito non farà nulla che dispiacerebbe al marito se egli fosse presente e la vedesse. E procediamo nel percorso lungo l'esegesi, arriviamo all'autore più dato di tutti, quello assoluto che abbiamo visto che scrive alla fine del XVI secolo, il quale a Suyuti si appella alla Sunna e ribadisce in più modi come il caposaldo dell'etica femminile sia indiscutibilmente l'ubbidienza al marito, e racconta un detto, cioè riporta un racconto sulla vita del profeta, narra di quando una donna in periodo di battaglie, no, di jihad, una donna si ricorda al profeta in rappresentanza delle altre donne e gli disse: inviato di Dio, questa guerra, quindi jihad, Dio l'ha prescritta agli uomini: se soffriranno saranno ricompensati, se moriranno, quindi morti, saranno figli presso il loro signore e avranno da lui nutrimento. E noi, una moltitudine di donne che stiamo di fronte a loro, a noi non toccherà nulla. E il profeta avrebbe risposto, secondo questo detto: riferisci a tutte le donne che incontrerai che
che ubbidire al marito e riconoscere i suoi diritti vale altrettanto presso Dio, ma ben poche di voi lo fanno. Ancora, questo stesso autore, che dice che un'epoca piuttosto tardiva, ricorda quando il profeta Muhammad disse alla figlia Fatima che le donne che si lagnavano dei mariti lo irritavano profondamente. E ancora lo stesso autore ci ricorda che la moglie prediletta del profeta, cioè Aisha, consigliò alle donne sue contemporanee: donne, se voi davvero sapeste quale diritto i vostri mariti hanno su di voi, ognuno di voi toglierebbe la polvere dai piedi di suo marito con la propria guancia. Ma invito a essere critici su questo, cioè stiamo procedendo nel tempo con la storia degli esercizi, però sono racconti attribuiti al profeta. Ecco, questi, dicevo, sono tratti dalla Sunna, e vi invito a considerare che non è Corano, ma è Sunna, quindi è racconto sulla racconto umano sulla vita di un uomo ispirato a tutt'altro peso in ambiente islamico rispetto, ovviamente, rispetto al Corano. Ecco, quello che ho anticipato, se volete, è che il necessario occultamento femminile non è veicolato dal Corano, ma è veicolato per l'appunto dalla Sunna del profeta. C'è un caso, si tratta di un fedelissimo compagno di Muhammad, tale Abu Huraira, molto ispirato dalla tradizione, il quale riferisce che il profeta disse: tra le donne la migliore è quella che, se la guardi, ti si nasconde; se le dai un ordine, ti obbedisce; e se sei assente, custodisce per tuo conto se stessa e anche il tuo denaro. Di questo detto appena citato, quindi che riguarda l'occultamento femminile, la donna migliore è quella che si nasconde se tu la guardi e che obbedisce e che conserva l'assenza del marito, come abbiamo già visto, ci sono molte varianti che insistono tutte sull'occultamento della donna come parte della religione. Vi faccio un esempio tratto dall'opera del Tardivo di Suyuti: non c'è nulla di meglio per l'uomo, dopo la fede in Dio, di una donna di buon carattere che gli si nasconde quando egli la guarda. Non c'è nulla di peggio per un uomo, dopo l'impietà, di una donna di cattivo carattere con la lingua affilata. Ecco, quindi è chiaro che con l'andare del tempo l'idea della donna si è trasformata, si è capovolta, cioè dal Corano che afferma una figura femminile che è custode di qualunque cosa sia, ma è custode, quindi che è attivamente colei che custodisce, col passare del tempo ci troviamo di fronte a una figura femminile che è oggetto di custodia, quindi che è custodita. E questo però si... l'idea della donna che viene custodita o che deve essere custodita si offre come un dato di fatto di certo Islam, cioè di un Islam un po' scoranico, pur essendo, come ribadisco, ignota al Corano. Ricordiamoci, le donne buone sono devote a Dio e custodiscono ciò che è nascosto, come Dio custodisce. Cioè è ciò parallelismo anche sintattico in questo caso. Ma voglio continuare anche questo. Insomma, in realtà anche la letteratura in parte potremmo anche, passando l'espressione, considerare la letteratura popolare, soprattutto quelli più tardivi, e in particolare questo autore scrive nel XIV secolo, si chiama Ar-Rahbi, di Damasco, e scrive un libro piuttosto noto dedicato alle cosiddette enormità, cioè i peccati gravi. Era uno stimato studioso di tradizione profetica, e dedica un capitolo del suo libro sui peccati gravi alla disobbedienza della donna al marito, e ricorda in questo capitolo numerosi detti del profeta che a volte si ritrovano nella Sunna canonica, a volte no, per lo più no, come i seguenti: quando una donna esce dalla casa di suo marito, gli angeli la maledicono fino al suo ritorno o fino al suo pentimento, oppure: ciò che più allontana la donna da Dio è il fatto di non stare nella sua casa; ciò che più le procura l'approvazione di Dio è stare in casa, obbedire al Signore e accontentare suo marito. Oppure si racconta che un giorno Aisha e Hafsa, due mogli del profeta, sedevano in casa vicino al profeta quando entrò il figlio di una signora, un maktum, che era cieco. Il profeta disse loro di nascondersi.
Allora forse è cieco, non ci vede, non ci riconosce, dissero le due donne. E il profeta esclamò, e siete cieche voi e non lo vedete voi? È strano come potete constatare. Oppure sempre lo stesso a Davide. La donna, perché questo è un insegnamento che viene da lui, non si apprenderà né al profeta né a nessuno, la donna deve mostrarsi sempre piena di pudore di fronte al suo marito e abbassare lo sguardo davanti a lui, deve obbedire ai suoi ordini, stare in silenzio quando egli parla, alzarsi in piedi quando egli giunge, evitare tutto ciò che lo irrita, essere a sua disposizione durante il sonno, non tradire la sua fiducia quando egli è assente, né nel letto, né nel denaro, né nella casa. Deve profumarsi e rendere gradevole la propria bocca lavandosi i denti e usando muschio e profumo. Deve adornarsi in sua presenza e non farlo in sua assenza, onorare la sua famiglia e i suoi parenti e considerare molto ogni poca cosa che viene da lui. E spiega mille volte che non occultarsi, specialmente nell'abbigliamento, è cosa assai disdicevole per le donne. Torniamo al Corano ora. Torniamo alla sura delle donne. E consideriamo un passo grave, e cioè sempre diciamo in questa sura, e cioè gli uomini, un passo continuamente citato che quindi ci tengo a rilevare, gli uomini sono preposti, cioè vengono prima delle donne, è un passo citato sempre quando si vuole insistere sul fatto appunto che il Corano penalizza la figura femminile, gli uomini sono preposti alle donne, nel versetto 32 della quarta sura. Ecco. Qui è chiaro che si tratta di una priorità maschile, però occorre sempre non estrapolare un versetto o una frase da un testo, ma cercare di capire anche qual è il suo contesto, evidentemente. E se qui noi osserviamo il contesto, ci accorgiamo che il discorso è strettamente giuridico, quindi quando si tratta di venire prima degli uomini si tratta di un discorso giuridico, e in particolare si tratta della regolamentazione delle quote ereditarie. Siamo al versetto 34, nei versetti precedenti la sura considera l'eredità, fin dai primissimi versetti, come dicevo, e riassumo molto brevemente, si tratta di questo, che una parte dell'ascito dei genitori spetta ai figli e alle figlie e ai parenti che assistono alle esequie. Poi dice che gli orfani vanno tutelati, poi che i figli maschi avranno una quota doppia rispetto alle figlie femmine. Poi spiega che un sesto tocca ai genitori, ma un terzo va alla madre priva di figli. Poi spiega che la moglie eredita dal marito e viceversa, che il fratello eredita dalla sorella e viceversa. Una breve parentesi sull'atto sessuale illecito. Poi la proibizione di includere le mogli dell'estinto nell'asse ereditario, cosa che era diffusa anche nella fase pre-coranica. Ancora la proibizione di chiedere alla moglie ripudiata la restituzione del dono nuziale, poi proibizione di sposare le mogli del padre defunto, oppure le parenti di sangue o di latte, poi invece raccomandato il matrimonio con donne libere e credenti, versando la dote del dono nuziale con ampia generosità, poi il discorso torna, diciamo quasi al versetto 30, il discorso torna all'eredità e qui il Corano tira le fila di quello che ha detto finora, dichiarando appunto per ognuno abbiamo stabilito dei prossimi cui spetta parte dell'eredità dei genitori e parenti, tuttavia gli uomini sono preposti, cioè vengono prima, rispetto alle donne. E perché Dio, continua, ha prescelto alcuni esseri sugli altri e perché, qui viene la spiegazione di tutto, perché essi donano dei loro averi per mantenerle. Quindi la chiave è questa, cioè stiamo parlando di eredità, si sta dicendo gli uomini sono preposti nel senso che ereditano il doppio perché Dio liberamente ha prescelto degli esseri, ma perché i maschi poi devono mantenere le mogli, quindi la chiave di tutto, per dire la spiegazione, è evidentemente questa. È chiaro che è dichiarata innegabilmente una superiorità dell'uomo, però la rilevanza è solo finanziaria, questo è chiaro osservando il contesto, perché sappiamo, chiunque affronti il diritto santo sa che il mantenimento della moglie spetta sempre al marito, qualunque sia la condizione finanziaria della moglie o del marito. Veniamo qui a un altro passo cruciale, che quindi vale, cioè occorre ricordare, non possiamo dimenticare,
che è quello che tratta di disubbidienza al marito. Anche questo è continuamente citato quando si vuole, specialmente quando si vuole denigrare l'Islam, e si tratta ancora del versetto 34, dove si legge: quanto a quelle di cui temete atti di disubbidienza, e qui disubbidienza è un termine preciso che è nushuz, che indica specialmente la disubbidienza sessuale, di nuovo la disubbidienza in generale, quanto a quelle di cui temete atti di disubbidienza, ammonitele, poi lasciatele sole nei loro letti, poi battetele. Ma se vi obbedieranno, allora non cercate pretesti per maltrattarle, Dio è grande e sublime. Anche qui ascoltiamo gli esegeti. Tutti in coro dicono che le ritorsioni devono essere graduali e che le percosse sono extrema ratio. E nel caso in cui si rivelino necessarie, si tratterà di colpi leggeri, spiegano, che non dovranno procurare dolore né tantomeno ferire, oppure tantomeno procurare la rottura delle ossa, ed evitteranno, così lo dicono tutti, rigorosamente il riso. Lo dicono tutti perché così avrebbe ordinato il profeta poco prima di morire, quindi durante la predica del cosiddetto pellegrinaggio di addio, avvenuto appunto nell'anno della sua morte, 632. Ecco, come dicevo, questo termine usato dal Corano qui indica specialmente la disubbidienza sessuale. Quindi è la donna che non, insomma, che non, insomma, che ci siamo capiti, non so come dire, ma a questo proposito voglio citare ancora quell'autore Asari, l'autore del libro dei peccati gravi, il quale scrive proprio al momento di questo versetto, dice: è un dovere per la donna non rifiutare il marito quando egli la desidera, e cita un detto profetico secondo cui, questo non è canonico però, se il marito invita la moglie nel proprio letto, lei ci deve andare anche se il letto fosse sopra un braciere. E questo detto nel canto terribile di Mecca e Medina, perché avete cambiato il significato. Sempre lo stesso autore ricorda un fatto accaduto a un filologo di Bassora, famosissimo, tale Abbasnai, il quale in uno dei suoi viaggi di studio tra i beduini dell'Hijaz, i filologi si recavano sempre nei territori più desertici dell'Arabia per sentire il vero arabo, no? Quindi quello che doveva essere più vicino al Corano, l'antica poesia o comunque la lingua antica. E questo filologo raccontò: giunsi nel deserto e incontrai una donna bella con un marito brutto, e le chiesi: come puoi rassegnarti a stare con un uomo come questo? E lei rispose: i casi sono due, o lui è obbediente con chi lo ha creato e io sono la sua ricompensa, oppure io ho peccato e lui è la mia punizione. Ecco, per converso, nel momento in cui la donna è ordinato di ubbidire al marito, è ordinato al marito di agire bene con la moglie e di sopportare con pazienza il suo eventuale cattivo carattere, perché Dio ha detto, qui chiaramente citiamo il Corano ora, il versetto 19 della Sura delle Donne, il profeta disse, Dio ha detto: trattatele con gentilezza. E a glossa di questo passo il profeta avrebbe detto: voi avete un diritto sulle vostre donne e le vostre donne un diritto su di voi, il migliore di voi è chi è il migliore con la sua famiglia. Ancora si racconta che il profeta disse: ogni volta che un uomo sopporta il brutto carattere di sua moglie, Dio gli dona quanto donò a Giobbe nella sua disgrazia. E ogni volta che una donna sopporta il cattivo carattere di suo marito, Dio le dona quanto donò a Asia, che è la buona moglie del faraone di Mosè. Il faraone era malvagio, mentre Asia era credente, quindi è ben duro una casa, vide la propria casa in paradiso. L'ultimo passo, se ho ancora qualche minuto, sì, vorrei commentare, cioè far commentare agli autori che interroghiamo un altro passo coranico, che è quello che recita, qui siamo nella sura seconda, versetto 228, sulla della barca, e un passo piuttosto tanto del Corano: le donne si comportino come ci si comporta con loro,
come si conviene, ma gli uomini sono un gradino sopra di loro e Dio è prudente e saggio. Quindi ancora una volta abbiamo reciprocità e poi però dichiarazione di superiorità maschile. E anche qui ricorda San Paolo, sapete che c'era una lunga querella su quanto San Paolo abbia influito per quanto riguarda il dato coranico, comunque non è quello che a me interessa oggi, però ancora San Paolo agli Efesini: siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo, le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore. Quindi anche in San Paolo è esattamente la stessa cosa, prima reciprocità e poi superiorità degli uomini, dei mariti. Però ancora una volta, se noi osserviamo questa ricorrenza coranica, ci accorgiamo che nuovamente la superiorità maschile si colloca in un contesto giuridico, e il contesto specifico è quello del ripudio, perché si sta parlando di ripudio. Il Corano sta dicendo che l'uomo che ha giurato, questa è una forma di ripudio, l'uomo giura di astenersi da rapporti sessuali con la moglie, è un modo per ripudiarsi, si chiama ilà, questa forma di divorzio, insomma, di lattare. Ecco, quindi sta parlando di questo. Il Corano, nei versetti antecedenti, dice che chi ha giurato appunto di astenersi dai rapporti sessuali con la moglie dichiarando così di voler divorziare, non potrà separarsi immediatamente da lei come avveniva in età pre-islamica. Invece dovrà attendere, così il Corano esige, dovrà attendere 4 mesi nel caso che il suo pronunciamento, la sua volontà di divorziare, fosse stato dettato dall'impulsività. E scusatemi, ecco, e sempre il Corano continua dicendo che una volta che il divorzio, questa forma di divorzio unilaterale, quindi che il ripudio sia stato ratificato, la donna dovrà attendere a sua volta 3 periodi mestruali prima di risposarsi, perché nell'eventualità che appunto di una gravidanza, per evitare la cosiddetta confusio sanguinis. Quindi, come spiegano gli esegeti in coro, la superiorità maschile in questo caso si riferirebbe al minor tempo che è richiesto a un uomo di attesa in vista di un nuovo matrimonio, cioè la donna deve aspettare 3 mesi in più. È evidente che però la superiorità maschile è sottintesa dallo stesso ripudio, no? Dallo stesso divorzio unilaterale, quindi come molto probabilmente sapete, il ripudio è un divorzio però da parte dell'uomo che lo richiede. Questo non è diritto classico perché, come appunto sapete, allo stesso modo non è più così in alcuni paesi contemporanei, non è più così. In ogni caso, l'esegesi si impegna per spiegare esattamente che cos'è questa superiorità giuridica maschile. Ricordo che parlo soltanto quasi integralmente perché è breve quello che insegna a Tabari, quindi l'autore antico. Scrive così, l'autore più antico che abbiamo consultato, scrive così: gli esegeti non concordano sull'interpretazione di un gradino sopra di loro. Alcuni dissero, scrive a Tabari, che questo gradino riguarda l'eredità, oppure il jihad in senso bellico, a cui solo gli uomini sono chiamati, o cose simili. Poi dice, altri dissero invece che il gradino sopra di loro è la forza nell'ubbidienza dei precetti, è l'ubbidienza ai precetti religiosi. Altri ancora dissero che è il potere, la signoria, il principato, il califfato, perché solo gli uomini possono essere califfi. Come vedete, continua a dire, alcuni hanno detto così, secondo alcuni è questo, secondo altri è un'altra interpretazione, secondo altri è ancora un'altra, e poi alla fine propone la sua. Mi dice, altri dissero che la forza nell'obbedienza ha precetti, altri che la signoria, il principato, il califfato, oppure, dice, secondo altri ancora, il fatto che gli uomini non ubbidiscono le donne mentre le donne ubbidiscono agli uomini, o forse, dice, è il dono nuziale che gli uomini consegnano alle donne. E poi continua, e più di un dotto antico affermò che si tratta della barba che all'uomo è stata concessa e alla donna no. E qui anche siamo ben felici che non ci sia stata concessa così cosa. In ogni caso, dopo aver enumerato tutte queste possibilità di interpretazione del gradino secondo appunto il parere dei suoi predecessori, finalmente propone la propria interpretazione, quindi
spiegazione che lui ritiene la più corretta, e si appella a un congiunto del profeta, tale Ibn Abbas, il quale disse che il gradino superiore è precisamente l'adempimento da parte dell'uomo di tutti i suoi doveri nei confronti della moglie, e anche l'indulgenza, cioè il fatto che l'uomo perdona alla donna le omissioni di alcuni doveri che incombono su di lei, e dunque alla fine questo gradino sarebbe la tolleranza del marito nei confronti della moglie. Quindi Attaber in questo caso ritiene che Dio alluda anche all'obbligo che l'uomo ha di portare pazienza nei confronti della moglie per quanto riguarda le necessità fisiologiche, e anche l'obbligo che l'uomo e il marito ha di rispettare i restanti diritti della donna, mentre scrive alla donna a sua volta come l'obbligo di rispettare i diritti dell'uomo, e tra questi in particolare non nascondere una eventuale gravidanza per potersi risposare più rapidamente dopo il divorzio. Ecco, sono queste antiche proposte che vi ho così cercato di esemplificare, ma è chiaro che qui l'inferiorizzazione della donna non è messa a fuoco, non è ancora messa a fuoco, ed è chiaro che la superiorità maschile in queste proposte si traduce nella maggiore capacità giuridica senza dubbio, e anche in una maggiore forza d'animo, anche nei confronti dell'obbedienza dei precetti, come abbiamo sentito, quindi una maggiore forza d'animo che Dio stesso avrebbe voluto. Quindi in un numero maggiore di diritti, però anche in un numero maggiore di doveri, no? Quindi di obblighi legali. Quindi siamo in questa fase. È vero che però più procediamo con la storia, più la subordinazione femminile ha efficacia. Vi voglio fare un esempio tratto dal lavoro di uno sciita, siamo nel XII secolo, il quale sciita insiste sulla diversità dei diritti di uomini e donne, maggiori i diritti degli uomini e maggiore di molto, e la fattispecie cita un racconto in cui si riferisce che una donna adotta al profeta e gli chiese se i suoi diritti nei confronti del marito fossero tanti quanti quelli del marito nei suoi confronti. E il profeta avrebbe detto no, i diritti di tuo marito, cioè degli uomini e dei mariti sulle mogli, sono 100 contro 1. Quindi, come vi dicevo, più procediamo, più abbiamo visto riaffiorare di questi elementi. Aspetta, vorrei concludere perché non vorrei annoiarvi troppo. Ecco, soltanto ancora due pareri per concludere. Interroghiamo allora ancora Fakhr bin al-Razi, che come vi dicevo è un autore molto autorevole, il quale assiste appunto a sua volta al commento dei versetti che abbiamo visto sulla subordinazione femminile, però non dimentica mai quella simpatia umana con cui abbiamo iniziato il nostro discorso, non dimentica quella solidarietà tra i generi in vista appunto di quel dono vicendevole di riposo o di dimora comune, comunque di quiete. Fakhr bin al-Razi spiega che la prevalenza dell'uomo sulla donna è una cosa nota, e però conclude il suo discorso dicendo che sebbene sia vero che la donna sta nelle mani dell'uomo, scrive così, come un prigioniero che non sa fare nulla, osserva però che proprio per questo, proprio perché la donna sta nelle mani dell'uomo in questo modo, proprio per questo l'uomo dovrà avere molta cura della donna, come se il buon profeta, il quale disse, questo hadith è un detto canonico, abbiate timore di Dio, cioè siate devoti a Dio nei due deboli che sono appunto le donne e gli orfani. Sempre secondo al-Razi, e concludo, gli uomini sono chiamati tanto di più a rispettare i diritti delle donne perché, proprio perché sono stati verificati di più da Dio, tanto più grave sarebbe l'eventuale colpa che essi compiono. Dice appunto, Dio li mette in guardia, cito, affinché non nuociano alle loro compagne, affinché non arrechino loro danno
perché tanto più si è beneficati da Dio, tanto più grave è l'eventuale colpa commessa e tanto più violenti e intensi saranno il ritorno divino e il castigo nell'aldilà. Quindi, secondo questo autore e molti suoi seguaci nel pensiero, ritengono che le mancanze dei mariti nei confronti delle mogli, quindi il mancato rispetto delle loro compagne, sia una delle molte forme evidenti nella creaturalità di ingratitudine nei confronti di Dio per i beni ricevuti. E questo è uno dei peccati più, anzi direi è il peccato capitale per eccellenza. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione e spero che vi sia stato interessante. Adesso lasciamo un po' di tempo per chi volesse continuare l'esegesi, allungare l'elenco degli autori canonici o non canonici. Se qualcuno vuole intervenire, abbiamo il tempo per qualche domanda o per qualche approfondimento. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pace e misericordia su di voi, tutti quanti cari miei amici. Io volevo notarvi qualcosa. Prima di tutto ringrazio la dottoressa per il suo intervento. Ha trattato molti argomenti, soprattutto per quanto riguarda la donna nell'Islam e il ruolo e la sua posizione, sia giuridica che morale. Ma volevo dire una cosa: nell'Islam le due fonti attendibilissime, mi perdonate se io casco in qualche errore di grammatica o di articolo, è il Supremo Corano e la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dopodiché chiunque sia musulmano, non musulmano, imam o non imam, può sbagliare, può dire le cose che non sono, diciamo, precise, ossia giusti nell'interpretazione. Per quanto riguarda il Corano, come lei lo sa benissimo, non può essere tradotto. Chiunque traduzione che esiste, sia in lingua italiana, inglese, latino, eccetera, eccetera, sono la traduzione del significato del Corano, perché sono in arabo il Corano. Persiani o egiziani o italiani devono recitare il Corano con la lingua araba. Io volevo dire solamente, siccome l'argomento veramente è stato molto denso, molto forte, ma volevo dirvi alcuni frasi, alcune cose che sono state dette da lei, alcune terminologie, proprio nella lingua araba, e più ampia, con il mio rispetto a tutto quello che lei ha detto, ha cercato di dire, come la parola del compagno, la parola dell'anima, la parola Issakan, cioè non è l'abitazione proprio, non vuol dire l'abitazione che le donne e gli uomini, uno è sakan per l'altro, ma ha un significato dell'ottica islamica più ampio, in tutto, protezione, amore, obbedienza, collaborazione, ha un significato molto molto ampio, anziché come è stato detto, quando si appacciano, si abbracciano, eccetera, no, ma più ampio. Vuol dire anche la serenità, la fiducia, la tranquillità. Poi per quanto riguarda nel racconto
della storia islamica, per quanto riguarda la creazione di Adamo ed Eva, è, vabbè, certo, perché è stato proprio molto, molto forte il suo intervento. Quindi, quando è stata creata Eva, a prescindere dell'apostola o no, ma è sposata, è stato un matrimonio tra Eva e Adamo, e Allah subhanahu wa ta'ala che ha detto: ho creato Eva o la donna per te, tu non devi toccarla prima di fare il come diciamo noi. No, nell'interpretazione del racconto. Comunque non voglio. Ma è stato un matrimonio proprio tra Eva e Adamo, non è stato così, vabbè, non è importante. Per quanto riguarda il rapporto tra donne e uomini, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ha detto: Estausu khayran bin nisa. Vi raccomando molto di trattare bene il significato, trattare bene delle donne. Poi un altro ha detto, le donne sono sorelle, o più forte ancora, come un fratello o sorella, diciamo, dello stesso padre, della stessa madre. Quindi allo stesso piano, allo stesso livello. Un fatto, come ha detto la dottoressa nel suo racconto, che l'uomo ha avuto un grado di più perché lui è obbligato di mantenere in tutti i sensi la donna e la moglie. Per quanto riguarda, io parlo subito, l'eredità è tema molto profonda, molto complessa, anche per noi musulmani, diciamo, ci vuole uno specialista proprio, perché ci sono delle condizioni diverse, non c'è una regola sola, perché quando l'ereditario è morto e vivo, quando che c'è tutti femmine, non c'è, ci sono maschi, insomma, non voglio entrare, anche la cosa sta molto complessa, non possiamo prendere solo un lato. Ecco, una cosa importante, per quanto riguarda l'obbedienza della donna al marito, oppure per uscire, ma sì, può uscire, però deve dire al suo marito: io esco là. Non è che sia impedirla di non uscire, oppure esci senza così. Lei vuole, perché voglio dire una cosa esiste già nell'Islam. Fino a pochi tempo fa l'uomo che ha solo il pieno diritto di fare il divorzio, solo lui può fare il divorzio. Però dobbiamo fare differenza tra alcuni uomini che sono ignoranti, non sanno niente, oppure fanno apposta contro la legge. Ma la donna nell'Islam ha il pieno diritto di fare il divorzio anche lei, a questo si chiama il khulla, il distaccamento, cioè tutti i legali, non i diritti, i legali, quello che il marito che fa, dice: eccolo qua, caro marito, eccolo qua, tu hai i legali, le tue cose, non voglio niente davanti al giudice, però ci sono delle condizioni per farlo, maltrattamento e non vuole spendere, eccetera, eccetera. Allora il giudice lo dà il divorzio se anche il marito non vuole darla al divorzio. Io mi fermo qui per dare l'occasione agli altri, e chiedo scusa, però vi ripeto ancora, è un argomento molto vasto, veramente. E ci vuole alcuni giorni per il figlio. Grazie molto. C'è qualcuno che vuole? Trovo una certa difficoltà a mettere insieme queste due riflessioni. Da una parte, come ha detto, il Corano va preso alla lettera perché così Dio l'ha dettato ad Allah, a Maometto, no?
per cui anche le sure andrebbero prese così alla lettera. D'altra parte abbiamo assistito a tutto un elenco di esegeti che nei secoli hanno dato interpretazioni diverse, quindi da una parte una certa rigidità del testo, dall'altra una pluralità di interpretazioni. Mi sembra questo un po' un contrasto. Questa è l'altra osservazione, è questa. Ma attualmente, forse questo è quello che lei ha detto, la situazione della donna dipende dalle situazioni, dai ruoli, dai luoghi, non è tanto quindi legata alla fede islamica. Non so se mi sono spiegata. Sì. No, per quanto riguarda l'osservazione che mi faceva, evidentemente così, cioè, c'è un testo che è fisso, come ha detto giustamente il signore che è intervenuto. Il Corano è fisso in una lingua in particolare e quindi si tratta appunto di capire che cosa vuol dire. Lui è stato molto, sono molto contenta che abbia parlato del discorso delle traduzioni. Lei non sta parlando del discorso delle traduzioni, lei sta dicendo evidentemente in generale quando c'è una scrittura, la scrittura è fissa e poi si apre l'interpretazione, ma non è una gran novità. Cioè una scrittura si apre comunque, ma volevo insistere sul fatto che l'arabo coranico è una delle sue caratteristiche principali. È come, come tutti gli autori musulmani dichiarano, è conciso, cioè riesce a dire molte cose, uno delle sue, diciamo, degli aspetti esteticamente interessanti, anzi perfino miracolosi dal punto di vista islamico, perché riesce a dire molte cose in poche parole. Questo significa che ridonda di significati ed è evidente che naturalmente si può cercare di scelerare tutti i significati del mondo quasi, quindi a seconda della linea di pensiero dell'esegeta si può far dire quello che si vuole a un libro, ma non è un caso, non è il caso del Corano, io direi che è il caso di qualunque scrittura nel Corano, la storia della Sibilla. Tra l'altro pensiamo che il Corano originariamente era scritto senza punti diacritici, è una cosa che sicuramente mi confermerà. Il Corano all'inizio è stato appuntato senza distinzione ad esempio tra le B e le T e senza punteggiatura. Questo è senza punteggiatura in realtà il Corano, sarebbe senza punteggiatura, ora viene, ancora adesso è senza punteggiatura. Quindi è comunque aperto, sto pensando alla punteggiatura perché mi è venuto in mente il detto della Sibilla, com'era? Ibis, red ibis, non morieri si prende, vi ricordate, no? Cioè il nome metto la virgola prima dopo faccio la parte. Cioè è chiaro che si studiano da significati plurimi, ma il dato delle scritture considerate sacre è ancora maggiore perché lì è importantissimo capire cosa sta dicendo, ma è chiaro che chiunque le interpreti le fa dire alla scrittura ciò che da cui già parte, cioè non è un dato veramente ovvio, cioè non riesco a capire, che altro le interpretazioni sono molte, ma sempre, cioè, non vedo la... Ma quello che cercavo, che ho cercato di fare, scusate, mi sono veramente un po' stato, ho preso troppo sole oggi a Como. Ma quello che ho cercato di fare è mostrare anche da parte islamica un unico libro, quindi con tutte le difficoltà di interpretazione che ci possono essere, nelle scritture comuni e a maggior ragione forse quelle sacre, farvi vedere come un unico libro ha generato interpretazioni diverse. Perché è vitale dirlo dell'Islam. Questo del pensiero islamico. Il pensiero islamico è un pensiero esegetico, ma si è mosso in tante direzioni, quindi ha dato origine a un Islam che è in realtà ampio, molto più ampio di come pensiamo. E questo è quello che volevo in qualche modo suggerire. Cioè non c'è che se ne dica, almeno io nel mio lavoro di studiosa e anche di storica di questa cultura, posso testimoniare che non c'è un unico Islam. L'Islam si pensa come unico, deve pensarsi come unico, così come accade a tutte le religioni, di pensarsi come unica, come nella fattispecie dell'Islam, come una, no? Unica comunità di credenti. Però vero è che all'interno di questa comunità ci sono molte linee e tutte queste linee, variegate, molteplici, partono tutte da un unico libro, quindi un unico versetto, un'unica affermazione corale, può essere intesa in tanti modi, ma questo è di tutti, di ogni testo.
non vedo la difficoltà di comprendere che le interpretazioni possono essere molte. Quello che mi interessa è che anche qui ce ne sono molte, perché uno stesso versetto può essere interpretato in modo diverso. Non abbiamo parlato per esempio dell'esegesi mistica. Un esempio che facevamo con gli studenti del professor Ferrari, per esempio, quando per darvi l'esempio macroscopico, è la figura di Santa, la pensate un po'. Il Corano racconta di come questo essere diabolico, disobbedire, rifiutò di prosternarsi di fronte a Roma e venne cacciato, no? Tutti gli autori discutono variamente, eccetera, però tutti sono d'accordo sul fatto che Satana, cioè che il diavolo, in quanto diavolo, è diabolico, dunque è negativo. Pensate che nell'esegesi mistica, quindi affrontiamo un altro dei mille volti del pensiero islamico, secondo l'esegesi mistica, secondo certa esegesi mistica, Satana è il migliore dei credenti, perché è un'interpretazione paradossale, ma ha un peso. Perché? Perché è l'unico che rifiuta di prosternarsi di fronte all'uomo, perché si prosterna solo di fronte a Dio. Quindi è l'unico che in realtà obbedisce radicalmente all'ordine divino, perché è l'unico che non si prosterna davanti alla creatura. Questo per dire la varietà infinita. Poi è chiaro che, insomma, c'è necessità di pensarsi come unici, come. Chiaro che anche noi diciamo che il cristianesimo di essere cristiani è questo, però se noi osserviamo la storia del cristianesimo, di cui non so nulla, però se non so che interessa la stessa storia, cioè se osserviamo la storia di tutti questi pensieri religiosi, non sono uguali a se stessi, cioè, ci sono molte commenti perché non dobbiamo, cioè dobbiamo sapere che ci sono, chiaramente come diceva il Signore prima, poi il musulmano è, si sente di fronte a Dio e quindi si sente di obbedire a Dio come sente che sia giusto fare, seguendo una dottrina, però risponde a Dio di quello che fa. Quindi non, cioè, è libero di appellarsi a una corrente piuttosto che a un'altra, a un detto di profeta piuttosto che a un'altra, risponde a Dio. Però dato di fatto che nessun musulmano dovrebbe dire a un altro, è così, perché la storia del pensiero islamico ha insegnato che ci sono molte opzioni e solo Dio sa. Se si esclude il dogma, cioè quello che hai detto molto chiaramente, per quanto riguarda le interpretazioni di ciò che non è indicato in modo, come posso dire, categorico, il credente è Dio e risponde a Dio, se sbaglia risponde a Dio, ma nessuno può dire all'altro sei miscredente perché hai detto sbagliato. È molto tolleranti, Il principio lo è, in principio è tollerante per tutto quello che riguarda ciò che non è detto categoricamente nel Corano. Quindi il principio tollerante, cioè come nell'Islam, ma come insomma, si dice giustamente, un conto è l'Islam, un conto è il Corano, un conto sono le persone che si appellano a una data di religione, lì, come dicevo lui giustamente, il musulmano può sbagliare così come può sbagliare comunque credente. Però un conto è criticare la persona, un conto è criticare la religione o il libro, no? Che è importante. C'è una cosa molto importante, scusami, solo una frase. L'Islam uno solo. Gli uomini, quelle che fanno sinistra, certo, destra, centro, eccetera. Quello che stavo dicendo, cioè l'Islam è uno. Sì, io dicevo tanto. Perché dicono Islam, Islam italiano, Islam egiziano, Islam arabo? No, non esiste più. Poi esiste. Le interpretazioni diverse, chiaro che la fede si pensa come una, però le interpretazioni sono tante. Sì, le interpretazioni sì, ma il testo, l'Islam, la Subhanahu wa Ta'ala del Corano dice proprio esattamente che vuole credere, che vuole. Non credere, libertà assoluta. Sì, però nel Corano stesso c'è la suddivisione fra, è proprio questo, è Corano, quando distingue tra i versetti quelli ambigui e quelli non ambigui, quando distingue tra molta sciabinata e molta amata, è lo stesso Corano che dice, no? Che ci sono i versetti solidi che si chiamano molta amata. Sì, e sì. Poi quelli molta sciabinata. Si aprono all'interpretazione. Ma qualcuno che capisce proprio per fare differenza tra quello che sono molte sciabbiare. Quello che appunto però è lasciato al credente, cioè è lasciato al credente. Sì, ognuno è libero, credere o non credere, però diciamo l'Islam rimane uno. Poi la parola del Mestre, l'Ebraib,
al ghaib, il ghaib non è il mistero, non è il nascosto, non è uno dell'altro, al ghaib tutto ciò senza che sa Allah subhanahu wa ta'ala che noi non sappiamo, è diverso del mistero, è diverso del nascosto. Ho citato un versetto che penso che ci sono le chiavi, no, l'ho citato, ho fatto una traduzione legale di quello che ho detto. No, ma sono stata molto rispettosa, sono pienamente consapevole della. Così, so che è tardi, una sola domanda. Lei ha parlato di esegesi, diciamo, antica, mi pare capire, però si continua a fare un'esegesi del Corano ancora ad oggi. C'è anche un'esegesi, tra virgolette, meno misogina, più vicina, cioè ci sono delle donne che fanno un'interpretazione del Corano? Domanda giustissima, molto interessante. Però dicevo prima, il pensiero islamico, che in generale è un pensiero esegetico, questo è chiaro. Alcuni degli argomenti che ho citato, per esempio quello dell'anima unica iniziale, è un tipico argomento del cosiddetto, che è un'espressione un po' assurda, come posso dire, una contraddizione in termini, cioè quella del femminismo islamico, è una contraddizione in termini, perché quando diciamo femminismo ovviamente facciamo appello al movimento politico, quando diciamo islamico facciamo appello al movimento religioso, però per esempio quell'argomento lì è tipico del pensiero esegetico femminista, cioè c'è un'esegesi femminista, c'è un pensiero islamico di tipo femminista che ancora una volta nuovamente è un pensiero esegetico, perché se vogliamo rimanere nel contesto islamico, quindi parlare di un movimento appunto di che promuova la parità dei generi all'interno di questa questa fede, non possiamo prescindere dal Corano, se no non sarebbe islamico. Quindi le cosiddette femministe islamiche una volta fanno un'esegesi orientata di poco femminista, come tu detto, del Corano, non può che essere così. Lei ha fatto un excursus antistorico, perché sto partendo da questo? Nel corso dei secoli la posizione della donna è cambiata radicalmente, cioè sì, da custode attiva a custodita e così via, donna, la donna che deve obbedire al marito, eccetera. Perché nel corso dei secoli si è sviluppato un'esegesi di questo tipo, quando l'inizio è il Corano è così. Quello che cercavo, insomma, è una mia convinzione, ma non è solo mia. Il Corano segna una vera rottura rispetto al passato, sicuramente, perché la figura femminile del Corano è radicalmente diversa da quella che era prima, sicuro. Quello che accade, e che non è parlato tutto, ma anche è l'opinione di alcuni esegeti musulmani contemporanei, faccio un esempio tipo Sayyid Qutb, che il signore sicuramente conosce molto bene, l'ideologo del Qur'an. Ecco, l'idea è che attraverso l'esegesi e anche però, attraverso la sunna rientra tutto ciò che il Corano aveva lasciato fuori. Quindi rientrano tradizioni, costumi, che il Corano evidentemente scientemente, cioè vado a pensare scientemente, aveva tenuto fuori. Cioè l'abitudine, la consuetudine poi torna. E non solo torna all'autore, ma torna a tutte le altre. Il mio autore era, cioè io sono convinta che il Corano porta un grande miglioramento anche proprio ideologico per quanto riguarda, un miglioramento è ottimo per quanto riguarda ideologicamente la figura femminile. Cioè l'idea di questa creatura primordiale che non è un uomo, secondo me è fantastica, insomma, se mi sembra giusto promuovere. Il fatto è che poi il retaggio, per esempio, biblico, che si ostina secondo una certa tradizione, perché solo quella realista, non quella sacerdotale, che ci sia questo uomo in Italia, per esempio, abituato dalla Bibbia, torna. E quindi è. Sì, volevo proprio mostrarvi come questo libro che spesso si pensa come retrogrado, misogino, in realtà non è affatto. Non solo per l'autore, ma anche via via che l'impero islamico si ampliava, porta dentro qualunque cosa. E tutto ciò entra, tutto questo materiale entra attraverso l'esegesi, perché l'esegesi fa dire al libro quello che non ha detto.
alza il micro. Che è l'ideologo dei fratelli musulmani, considerato l'ideologo dei fratelli musulmani, è stato giustizzato nel 1966. Lui stesso, quando contesta questi versetti, dice tutto questo, tutto quello che è stato detto, non è Islam, sono consuetudini, abitudini conosciute in certi periodi della storia. Lui stesso lo riconosce, perché il fondamentalismo naturalmente è quello che vuole tornare alle origini, no? Quindi, prima vorrebbe fare piazza pulita di tutto questo guazzabuglio di appunto di interpretazioni, ancora una volta devianti, no? Dal testo, quindi vorrebbe tornare al Corano e al Sunna, quindi vorrebbe proprio eliminare tutto. Pensiero radicale questo, non tornare alle radici, che è molto buono per certi versi, che anche lì siamo abituati a pensare come un disastro, diciamo, che nella fattispecie sarebbe. Ecco, volevo dire questo, a me è piaciuto moltissimo l'interpretazione del Corano, partendo proprio anche dal testo, dall'arabo, eccetera, e mi sono ritrovata moltissimo nel libro della Genesi. Nel testo ebraico del libro della Genesi e nell'esegesi di oggi di questo testo, per cui questa grande novità, no, che lei ha presentato, questa idea per esempio dell'Adam, che in realtà è un principio addirittura quasi femminile, o comunque che non è né maschile né femminile ma unico, è esattamente quello che oggi, io sono esegeta dell'Antico Nuovo Testamento, quindi che oggi noi diciamo a proposito già del libro della Genesi, cioè l'Adamo di Genesi 1 non è l'Adamo uomo, l'Adamo maschio, ma è questo uomo che in realtà è l'umanità indifferenziata né maschile né femminile, che poi diventa maschile e femminile, ma non necessariamente perché quello che viene dopo è la donna rispetto all'uomo, ma semplicemente perché poi si differenzia in maschio e femminile. Quindi se il Corano appunto nasce così, non è niente di diverso, di nuovo, ma questo lo dico positivamente, come dire che ci si ritrova perfettamente anche in una visione proprio ebraico e poi cristiana di oggi, di una veramente visione complementare di reciprocità dell'uomo e della donna, di un'umanità primordiale che non è né maschile né femminile e che come dire, mette sullo stesso piano l'uomo e la donna. Per cui è molto bello che ci sia questa condivisione, questa sintonia piena. Rispetto invece a quello che si diceva prima, le interpretazioni chiaramente poi vanno in tutte le direzioni, però mi era sembrato di capire anche a me che nel corso della storia in realtà queste interpretazioni sono andate poi tutte un po' in una direzione, purtroppo. Quindi questo può derivare anche da... Ecco, magari anche da fatti culturali sicuramente, da altre... Ecco, e quindi volevo capire anch'io se oggi in realtà si ritorna un po' alle origini, si ritorna un po' al passato, forse questo movimento femminista che diceva lei adesso, magari è un po' un tentativo di recuperare, diciamo, il testo e il significato originario, forse, ecco, rispetto a delle interpretazioni che invece hanno degenerato un po', perché è vero che tutto è interpretabile e che si può far dire tutto, questo lo diciamo anche noi per la Bibbia, cioè in fondo si può prendere un versetto della Bibbia e fargli dire di tutto e di più, però per esempio all'interno del cattolicesimo, che magari è più rigido dell'islamismo da questo punto di vista, a un certo punto comunque il magistero fa un po' di distinzioni sull'interpretazione e comincia a dire che certe interpretazioni degenerano il significato originario, quindi forse vanno tenute un po' a distanza, mentre altre possono convivere nella loro diversità, però quelle che proprio snaturano il significato originario all'interno del cristianesimo e del magistero si comincia a metterle da parte. Quindi io penso che tutto è interpretabile, tutte le interpretazioni possono essere pluraliste eccetera, però poi a un certo punto se cambiano significato, forse bisogna anche come dire, tenerle un po'. Chiaramente dal punto di vista dell'Islam è la stessa cosa, solo che l'Islam sunnita non ha magistero. E quindi in realtà l'idea vincolata è che comunque, per quanto appunto dicevo non è dogma, il credente è solo davanti a Dio quello che pensa. Ed è per questo che, appunto come vi dicevo, vi facevo notare prima, gli autori medievali, che però non sono una strambella, gli autori medievali sono continuamente citati dagli autori contemporanei. Cioè è un lavoro, sono come dei caposaldi, dei pensieri che vengono completamente citati
ma anche lì l'autore classico, molto molto dotto, a differenza invece di molti contemporanei, è dotto l'autore classico, almeno quelli che sono arrivati fino a me, perciò sanno tutte le opinioni di tutti e dicono questo ha detto così, questo ha detto così, altro dicono così, secondo me è così, e poi dopo concludono sempre dicendo ma il più sapente è Dio. Come dire, io chi sono per dire che è così? Sono Dio? No. Solo Dio sa, no? Ed è, io trovo, sono profondamente ammirata, perché vedo che è andata, cioè si sta perdendo anche questo, ognuno la verità in tasca, no? Cosa che è assolutamente anche islamica, come posso dire. Bene, io credo che possiamo concludere. Ringrazio moltissimo. Ringrazio anche tutti voi e vi do l'appuntamento per i prossimi incontri che saranno nel mese di maggio. Fate attenzione ai comunicati e alle locandine. Grazie ancora, buonasera.